Buongiorno ragazzi, oggi vi posto questo video da una località insolita. Sono venuto a fare una corsetta al lago di Rotelère, che sostanzialmente è tra l'Italia e la Francia sul colle del Moncenisio, quindi alle mie spalle vedete le montagne più alte. Qui siamo a circa 2000 metri e la giornata è bellissima, il cielo, guardate, è super terso. E non c'è ancora neve, ma il freddo è veramente intenso. E ne ho approfittato perché appunto è una località fredda. Volevo testare un pochino l'abbigliamento, che oggi è abbastanza leggero. Ho solo un primo strato sintetico molto molto leggero della Gore, una giacchetta direi primaverile sempre della Gore, ma adesso siccome si è alzato parecchio vento, volevo provare una giacchetta antivento leggerissima della Cimalp, che pensate pesa solo 100 grammi eppure vanta caratteristiche di resistenza al vento e all'acqua davvero considerevoli per un peso piuma come questa. Allora adesso la indosso e poi vi dico in discesa le prime sensazioni sotto vento. Allo zaino vi faccio vedere quanto è piccola. Ecco, vedete, è veramente molto 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 leggera e sottile, si richiude nella sua stessa tasca e in soli 100 grammi ci dovrebbe offrire una resistenza al vento davvero davvero importante. Tenete conto che oggi la temperatura attualmente, nonostante siamo al sole, come potete vedere è tutto gelato, siamo intorno ai meno 4 o meno 5, quindi non è estremamente fresco e io sono ancora vestito molto leggero. È strano che abbia i pantaloni lunghi, ma pensavo ci fosse un pochino più di neve e allora ho preferito metterli. Ecco, adesso vi faccio vedere come rimane indossata. È super giusta come misura. Adesso rimettiamo lo zaino, anche perché sarebbe ora di ritornare a correre perché mi sto un pochino raffreddando. Eccomi qua, vedete che l'ho appena indossata e davvero comoda, avete delle cuciture elastico sui polsini per renderla, ecco, più stretta, non far entrare e non far entrare l'aria. La taglia che ho io è una M, io generalmente indosso M, quindi direi che calza giusto. E bene, allora cominciamo la discesa e ci concentriamo sulle sue caratteristiche e prestazioni. Vediamo. Eccoci in discesa. Il vento qui ha leggermente mollato, perché siamo un pochino ridossati dalla montagna. Chiedo scusa per le inquadrature e i sobbalzi, ma diciamo che il terreno è quello che è, quindi si cerca di fare anche attenzione a non farsi male. E la giacca si sta comportando molto bene e si è subito avvertita una buona sensazione di riparo, di calore dal vento. Avevo sudato un pochino, anche se ovviamente insomma, le temperature sono rigide, oggi non sono salito per niente forte, anche perché sono un po' stanco e sto cercando di scendere molto molto tranquillo. E adesso sono abbastanza riparato anche da questi muretti, continuo a scendere e poi vi do altre impressioni dopo. Eccoci, allora sono sceso ancora un pochino e sono adesso intorno ai 1800, quindi sono sceso di un centinaio di metri per vedere un pochino come si comportava questa giacchettina a vento, che ricordo anche idrorepellente. Vedete alle mie spalle un altro lago ghiacciato, qui è tutto pieno di laghetti, molto molto carino, la strada è super percorribile, sono strade militari, quindi per chi fosse interessato poi a vedere questo percorso e magari a replicarlo, vi lascio il link di Strava in descrizione. Così potete guardare anche il mio profilo e casomai seguirmi se vi fa piacere guardare i percorsi dove corro abitualmente. Tornando alla giacca, beh, vorrei ancora fare una precisazione. Io non sono sponsorizzato in alcun modo da Cimalp, volevo semplicemente provare una giacca leggera che andasse bene da portare dietro in tutte le stagioni, sia quando c'è il rischio di pioggia che quando si alza il vento in montagna in questa stagione, dove, ripeto, secondo il mio canone non è estremamente freddo, però insomma sui meno 4, meno 5, per molti che non sono magari abituati a correre in queste zone potrebbe essere anche freddo. Devo essere sincero, ho solo un base layer, un mid layer, quindi roba
roba come strati molto leggera, e questa giacchetta attualmente mi sta già facendo venire fin troppo caldo nonostante sia in discesa, quindi mi sento di consigliarvela. E magari vi lascio il link in descrizione al sito Cimalp dove è possibile acquistarla. Non costa assolutamente troppo, la trovate intorno ai 60-80 euro, che per un capo di questo livello è niente. Si sta alzando di nuovo un pochino di vento, quindi continuo la discesa. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, mettetemi un like e ovviamente buone corse a tutti da Alessio.